ferite voi, feriti noi. La nostra forza fisica non è il segno della nostra mascolinità. La violenza sulle donne è un problema di tutti. Combattiamolo insieme. Buonasera, siamo giunti alla quinta serata del programma Mai Più Storia di Ordinaria Violenza. Programma prodotto e ideato dal Telefono Rosa Frosinone in collaborazione con Extra TV. Questa sera saremo in compagnia delle alunne dell'Istituto ehm, Ipsia di Frosinone, indirizzo odonto tecnico, eh, Scuola Anton Giulio Bregaglia. Insieme eh, alle ragazze ci sono le nostre esperte del Telefono Rosa, la psicologa Cadia Coletta. Buonasera. La pedagogista Sara Mastrogiacomo. Buonasera. e l'avvocato Cristiana Cialone. Buonasera. Nello spazio Telefono Rosa Incontra questa sera avremo come graditi ospiti una delle tessere più importanti, a mio avviso, per, contro la violenza alle donne ed è la Polizia di Stato. Nella persona della. Ehm, dottoressa Cristina Pagliarosi, funzionario psicologo della Questura di Frosinone e l'ispettore Giuseppe Giubbert. Buonasera. Buonasera. E vedete insieme a noi una poltrona girata di spalle. Quella poltrona, in quella poltrona c'è una donna che questa sera darà a noi in diretta una sua testimonianza. Questa donna la chiameremo con un nome di fantasia Maria e fra poco l'ascolteremo. Prima vorremmo mandare in onda eh, il video Piccole cose di valore non quantificabile. Buona visione. La scelta di questo video, Piccole cose di valore non quantificabile, è stata fatta apposta perché questa sera noi vorremmo affrontare, eh, per quanto riguarda la violenza, anche la violenza che subiscono in famiglia i bambini ho trovato a mio avviso questo video c'è una delicatezza c'è un, una dolcezza unica da parte di questo qui in questo caso era un carabiniere ma è eh, uno qualsiasi di voi di, di un rappresentante delle forze dell'ordine che all'inizio sembra quasi un, un po' comica la cosa ma invece riesce ad entrare, anche nel momento che gli dice potrei essere tuo padre, entra proprio diretto nel discorso per far venire fuori quello che è la problematica. Cristina, io ti chiamo Cristina. Certo. Noi, di questi casi noi al Telefono Rosa ne troviamo, ne riscontriamo abbastanza. Un caso lo avremo anche questa sera. Mm, io ho detto prima che voi siete una delle tessere più importanti, senza di voi eh, la nostra esistenza, l'esistenza del telefono rosa, ma come l'esistenza di qualsiasi altra associazione sarebbe inutile. Grazie. No, è vero, è vero, perché, perché eh, la donna, noi il nostro compito è far capire alle donne che voi siete una forza, non una paura. Forze dell'ordine, essere forte. La, divisa, la vostra divisa, io lo dico sempre, non deve far, pa fa far paura, ma, de ma deve dare, almeno a me, da una forza, mi dà una sicurezza. Quindi questa sicurezza noi cerchiamo, se la sentiamo noi, cerchiamo di trasmetterla alle donne che si rivolgono, si rivolgono a noi. Tornando al nostro problema di donne, noi ne riceviamo tantissime. Io ho già detto in altre, nelle altre puntate che siamo arrivati a, a quasi 3.000, le abbiamo superate di 3.000 telefonate. Ed è una cosa, solo questo in provincia di Frosinone e solo Telefono Rosa. Quindi non contiamo le altre associazioni e non contiamo quelli che si rivolgono a voi direttamente. Voi che cosa? Tu sei una psicologa? Sì. Eh, diciamo che la nostra questura è fortunata perché ha anche questa figura che molte altre questure non hanno. No, no, siamo soltanto otto in tutta Italia e copriamo sei questure d'Italia, Bolzano, Bologna, Milano, Roma, Frosinone e Foggia. Quindi Siamo molto fortunati noi ad, averti, ad avere questa, questa figura all'interno della nostra questura. Io penso che tu all'interno della questura riceverai molti bambini, mamme con bambini. Che il tuo polso di questa situazione? Che cosa ci puoi dire a proposito, possiamo dire alle nostre telespettatrici? Perché la, la nostra parte lo sanno, perché lo abbiamo già detto in cinque puntate, però ecco, stasera noi vorremmo proprio far capire e far. Eh, anche il nostro rapporto, quel come si svolge il tutto, il nostro lavoro. Comunque vorrei sentire da te il polso della situazione. Devo dire che la presenza dei bambini molte volte, in molti casi, è proprio ciò che motiva la donna a chiedere aiuto. Perché se una donna può resistere anche 40 anni in una situazione malsana, in un rapporto inquinato da maltrattamento, botte, mancanza di rispetto, parole ingiuriose, è proprio la presenza dei bambini che talvolta dà quel quid in più, quella molla in più per poter chiedere aiuto. Bisogna dire che la presenza, la presenza dei bambini espone poi le mamme eh, ad una situazione emotiva ancora più complessa, perché se da un lato la donna sente di essere responsabile di quanto subisce, paradossalmente, Sente anche il senso di colpa per non aver protetto i suoi figli adeguatamente, quindi diventa da un lato un aggravante e dall'altro appunto in base alle varie situazioni che si creano la molla, la spinta motivazionale finalmente per dire basta ad una situazione insostenibile di sofferenza protratta. Eh, Giuseppe, tu di donne da uomo perché... Sei un uomo, accogli tante donne, devo dire egregiamente, veramente Grazie. hai una sensibilità che pochi uomini hanno. Ma le donne che tu ricevi hanno caratteristiche particolari? O sono come? Che tipologia di donne ti si presentano? Bella domanda, eh. posso dire innanzitutto che non c'è una tipologia di donne se non piuttosto uno stato d'animo comune. Pensai, perché il più delle volte siete voi che portate le donne da noi dopo. Sono la tua stalker. <ride> un percorso di, non chiamiamolo di convincimento, ma di eh, renderle appunto consapevoli di quello che sta accadendo intorno a lei. E il tipo di donna che arriva da noi? Il tipo di donna che arriva da noi è una donna per lo più sfinita. Che non ha più praticamente dove andare. Sembra brutto dirlo, ma è così. Ci considerano, almeno nel primo approccio, se non passano prima dalla dottoressa, che con modi riesce un po' a risollevarla, almeno quel tanto che serve per affrontare quelli che poi saranno i primi atti che faranno con noi. Sono persone che ci considerano un po' come un'ultima spiaggia, nel senso le provate tutte. Ho provato ad andare via, ho provato a cambiarlo, ho provato a fare qualche cosa, non ci sono riuscita. Adesso che faccio? Non so a chi rivolgermi. Sono mh, diciamo particolarmente contento, anche se la circostanza è purtroppo brutta, quando andando via ho già nel corso del colloquio che abbiamo con queste persone, nel corso del quale continuiamo in quell'opera di non convincimento, ripeto, ma di consapevolezza che è importantissimo. Noi non dobbiamo vendere nessun prodotto a loro, dobbiamo farsi soltanto che se vanno via sono consapevoli di quello che stanno facendo. Infatti il primo punto che ci poniamo con loro, qualsiasi donna venga, di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi ambiente, è quello che eh, deve andare via anche se con quella frase che noi temiamo arrivi a un certo punto, cioè ci penso e poi torno, che sia consapevole di quello che sta facendo. E... Ripeto, sono felice perché più delle volte riusciamo a trattenerle, nel senso a farle capire che l'importante è affrontare subito la situazione, perché quello che ci raccontano appunto, è una serie di eventi che per anni si sono susseguiti e non hanno mai fatto quello che in effetti andava fatto poi alla fine, l'hanno affrontato in maniera sbagliata. Abbiamo, come dicevo, che il supporto è importantissimo rispetto alle altre costure, infatti ormai lavoriamo in tandem su qualsiasi situazione che riguardi o minori o donne vittime di violenze e ehm, alla fine eh, esce questo benedetto atto questo atto di denuncia o querela secondo il tipo di reato che tratteremo e seguiamo poi eh, non ci limitiamo a quello vedendo il filmato vediamo una persona quasi diciamo carina ma impersonale quando si sta dietro una scrivania sembra invece la, la cosa importante a nostro giudizio è quello di far sentire la persona accolta, è naturale che noi dopo faremo tutti gli accertamenti dovuti per verificare quello che ci viene detto certo, va verificato perché mh, ci sono parecchi mitomani, parecchie persone che inventano è una, io penso che mh, ci sia nel, visto che parliamo della questura di Frosinone, la questura di Frosinone abbia anche l'ufficio stalking cioè nella nostra, abbiamo noi nella Questura un ufficio che si occupa proprio. Noi abbiamo la seconda sezione della squadra mobile che è specializzata nei reati contro la persona e che tratta anche eh, praticamente tutte le tipologie di reato ehm, di cui possono essere vittime le donne e i bambini e poi c'è una parte. Eh, amministrativa diciamo così, che viene trattata dalla divisione anticrimine della questura perché ehm, un primo atto amministrativo che può essere chiesto ed emesso direttamente dal questore è l'articolo 8 appunto, dove si impone alla persona eh, che mette in atto comportamenti di stalking nei confronti della vittima di rimanere lontana e, e vengono fatte delle prescrizioni ben precise. Questo il primo atto è un atto amministrativo e diventa poi molte volte prodromico ad un'attività di polizia giudiziaria Tugur che permette addirittura anche l'arresto ai successivi atti di persecuzione. Quindi è proprio importante dare traccia, eh, seppure non direttamente penale, appunto, no? la richiesta di persecuzione penale degli atti, comunque un primo passo, anche questo dell'articolo 8, diventa assolutamente fondamentale. Una delle domande che fanno a noi le donne quando ci chiedono poi riusciamo a convincerle, perché ho detto prima c'è la paura no? a denunciare, quindi noi abbiamo preso questa abitudine come telefono rosa ed è quello di accompagnarle, quindi non le mandiamo da sole, si sentono sicure, si rivolgono a noi, quindi si sentono sicure, la persona che, che l'ha accolta e quindi eh, sembra gli dia fiducia e quindi accompagniamo e arriviamo da Giuseppe. Ma eh, la domanda è appunto questa, io denuncio, ma poi che mi succede? Quanto tempo, cioè io denuncio, quanto tempo ho per denunciare? Perché noi, noi glielo diciamo, però detto da noi, sai, noi non siamo le forze dell'ordine, quindi ci, ti credono, però, sai, restano anche sempre un po' titubanti. Se io vado lì, faccio il nome di mio marito, dico del mio compagno, ho... Anche se uno dice poi, benissimo, non sei obbligata a fare il nome. Ma com'è che com funziona? Com spieghiamolo, spieghiamolo alle nostre telespettatrici, com'è che funziona la denuncia, quanto tempo eh, ho per denunciare, se, se sono costretta a dare il mio nome. Cioè, diamo un po' queste informazioni. Giuseppe, ce le dai tu? Diciamo innanzitutto che il legislatore coloro che legiferano danno la possibilità in alcuni casi come in questi reati alla parte lesa, cioè alla vittima, di perseguire o meno il suo, chiamiamolo pure Aguzzino col suo nome. Solitamente eh, l'atto che viene definito per nome querela ha un punto c'è un suo periodo oltre il quale non c'è più la possibilità di presentarlo. Ci sono diversissimi, sono molti reati perseguibili a querela di parte e solitamente la legge dà 90 giorni di tempo per presentare l'atto oltre il quale non si ha più la possibilità di denunciare, tra virgolette, questo fatto. In questi casi, nei casi di violenza invece, il termine è molto più ampio. Questo proprio perché si tiene conto della tipologia del reato che la vittima subisce e di tutta l'attività necessaria. Non stiamo parlando di furti, di danneggiamenti, non si... anche se molti di questi piccoli reati spesso rientrano nell'insieme, nell'attività del cosiddetto stalker, no? della persona che comunque perseguita la sua vittima, dà molto più tempo per presentare la querela. La querela è l'atto necessario attraverso il quale noi poi proseguiamo la nostra azione, informiamo l'autorità giudiziaria, riceviamo una delega per svolgere delle indagini all'autorità giudiziaria oltre a svolgere un'attività investigativa, iniziativa de, nostra, che può essere quella di scudere le persone, di procedere a dei sequestri conservativi quando ci viene indicato un qualche cosa che può essere di utilità per le indagini. Ci sono poi altri reati ehm, e qui a volte è subentrata la sorpresa delle vittime che hanno saputo, c'è stato un caso che abbiamo trattato, solo dopo che eh, in effetti stavano svolgendo indagini su di lei e sui maltrattamenti che subiva. Parlo appunto del reato di maltrattamenti che è perseguibile d'ufficio. In questo caso, ehm, ad esempio, ne basta la notizia. Non abbiamo necessariamente bisogno di una denuncia per perseguire il reato, cominciamo già ad informare l'autorità giudiziaria. E in questa tipologia di reati, con le modifiche ultime della legge che ci sono state, abbiamo anche la possibilità di ehm, avvalerci di sistemi tecnici che solitamente venivano usati prima per altri tipi di reato. Parlo di intercettazioni, di... Eh, controlli eh, tecnici particolari che erano previsti solo per altri reati ciò ho fatto come in un caso ci è accaduto anche all'insaputa della vittima che solo dopo aver saputo di tutta la nostra attività di tutto quello che abbiamo fatto e quindi che abbiamo praticamente scoperto tutto nonostante lei coprisse la persona alla fine da sola è venuta da noi è venuta a denunciare tutto quando ha saputo che ormai il dopo questa è una <ride> È un po' un problema a volte. Sulla provincia non ci sono moltissime strutture che possono accogliere le persone che si presentano a noi come vittime di questi reati e che spesso noi preferiamo, preferiamo cerchiamo di non far tornare in famiglia. A volte ci sono dei parenti prossimi non nelle vicinanze che sono disponibili ad accogliere queste persone, altre volte purtroppo Dobbiamo avvalerci, eh, dico purtroppo perché sarebbe bello poter dire, alzare il telefono, trovare subito una disponibilità, un luogo. Spesso eh, le vittime si presentano con al seguito i bambini, addirittura a volte con la valigia dietro perché io dice a casa non ci torno. Non posso tornare. Quindi dobbiamo fare in modo da prestare, anche se noi come polizia avremmo tra virgolette finito con l'acquisizione la, dell'atto, di dare quella giusta fiducia alla vittima affinché poi segua con noi un percorso e con le associazioni come la vostra con cui collaboriamo ormai da anni, di poter portare sino alla fine questo percorso che poi diventa difficile. Cioè è facile, facile tra virgolette, la donna apre quella porta però poi bisogna andare avanti, la convochiamo spesso più volte, quindi abbiamo bisogno di parlare con lei più volte sentirla e farci riferire fatti nuovi che abbiamo incontrato durante le indagini. Non è una situazione facile, sinceramente. C'è da dire poi che mh, questa titubanza no? mh, che le porta a eh, esasperate pensare di chiedere aiuto e poi tornare indietro perché si tratta del compagno, il padre dei loro figli e poi di nuovo a sperare di, potersi, di poter calmare la situazione rendendo il proprio compagno un uomo migliore. Che è il modo in cui loro rimangono incastrate per tantissimo certo. tempo. Questa altalena, eh, faccio, non faccio, denuncio, non denuncio, chiedo aiuto, non chiedo aiuto, la ripresentano in sostanza in tutta la sua ambivalenza anche dopo che hanno ufficialmente chiesto aiuto. Sì. Quindi, questo aspetto di accompagnamento di cui tu parlavi prima, è proprio importante anche da parte nostra perché devono sentire il sostegno. La validazione di quanto sta capitando loro, perché molte volte portano anche il dubbio se sia giusto o no. quanto loro Stanno stiano facendo. raccontando. E quindi sentire di essere profondamente rispettate e sentire che gli viene restituito un senso di dignità in questo che Si sentono donne. Sì. Quello permette poi effettivamente di aprire le porte, però questo aspetto di ambivalenza è l'aspetto con il quale bisogna fare i conti inevitabilmente. Sì. Noi qualche, sett qualche settimana fa abbiamo avuto come ospite Vanessa, uh -huh. che a, a, a proposito vi saluta, l'ho sentita prima di venire in trasmissione, che è uscita dall'ospedale, quindi vi saluta e. Io l'ho sentita è, immediatamente. È felicissima, sì, è felicissima di stare meglio e di essere tornata a casa. Vanessa, quando è venuta qui, ha raccontato la sua storia. E mh, io ho ritrovato quello che ritroviamo un po' tu, su tutte le donne. Dice, io pensavo di cambiarlo. Quindi sono stata lì ho fatto l'infermiera. Già dall'inizio lui era così molto era un uomo particolare, io nonostante lo sapessi. Sono stata lì perché io riesco a cambiarlo, eh, ma fino a quando siamo arrivati che, al dunque che non ha cambiato niente. Eh, Vanessa, Vanessa ecco, eh, non, non dava sufficiente peso a che al mi... significato dei comportamenti che eh, venivano certo. agiti, che è una cosa che molto spesso capita. capita Il tutto. fatto di imbrogliare se stessi giustificando ecco. l'altro, che è anche legato al fatto di credere di avere colpa. Per il modo in cui si viene trattate, no? C'è proprio un incastro in questo senso. Infatti, da un punto di vista così eh, etico, dovremmo parlare di coppia maltrattante, non soltanto di uomo uh, maltrattante. maltrattante sì. Perché c'è sempre un incastro perverso tra l'uomo che maltratta e la donna che rimane e nella rimane relazione lì. maltrattante. Sì, ma infatti, la, la domanda che fanno tutti è perché non se ne va. Io oggi ero in un uh, in, uh, uscivo da scuola con una mamma e mi ha detto: dice Maestra, tu che sei presidente del telefono rosa, ma perché queste donne non se ne vanno subito? Eh, eh, io, io dico sempre a mia figlia: al primo schiaffo che ti prendi, vai via, lascia il tuo fidanzato. Dice, ma perché queste donne là stanno lì, continuano a rimanere nonostante vengano picchiate, vengano maltrattate, vengano proprio spigliato. vessate eh, nella maniera più brutta. Eh, diciamo che è semplice dire, parlare eh, in un modo così spigliato, assertivo e fermo quando non si vive in prima persona azz. una situazione di questo tipo, perché stare dentro alle situazioni inquinate, miste di affettività, e maltrattamento, perché se fosse soltanto maltrattamento nella barbarie nessuna donna rius riuscirebbe, riuscirebbe a resistere, ma è proprio questa commistione di accoglienza, pentimento da parte sì. dell'uomo, promesse sì. e poi di nuovo il riesercizio sì, sì, il pianto eh? sì. sì, che io no, non lo il faccio pentimento, più. Sì. Pentimento, sì, che pi tornano piangendo e questo lo riscontriamo in tutte le donne. Sempre. No, ma è tornato. Adesso si comporta meglio, forse che faccio torno a casa. C'è un'alternanza di illusione e delusione, no? C'è un'alternanza di sperare spingendo l'acceleratore che la situazione possa migliorare quasi magicamente e poi ripiombare giù con una profonda frustrazione e delusione, delusione. perché la situazione non cambia. Ma io quando incontro i ragazzi ra utilizzo sempre una metafora per far vedere loro la differenza di come funziona, come ragiona una donna che rimane in una coppia maltrattante e come invece ragiona una donna che piuttosto ai primi segnali di maltrattamento scappa via. E cioè dico loro come può essere per voi diverso eh, se per esempio incontrate Patrizia per strada, la vostra amica vi saluta in un modo strano e tipologia di donna A dice... Cosa le sarà mai capitato per cui mi saluta in un modo, modo strano. strano? In questa lettura io mi chiedo cosa è capitato a Patrizia, non, cosa, eh, non è legata a me, cioè mi chiedo come mai il suo stato mentale la porta a salutarmi in un certo modo. Tipologia di donna B, cosa le avrò fatto mai per cui Patrizia mi saluta in un modo oh, strano? Ecco. Questo metaforicamente significa tessere una ragnatela dove io ho messo dentro di te parte di una responsabilità che mi sono assunta, ma che non è mia. Cioè, cosa ti ho fatto per cui mi saluti, saluti. in un modo strano. Ecco, le donne che rimangono nelle situazioni, in queste situazioni dolorose, ragionano in questo modo qua. Credono di aver detto, fatto, detto non detto, fatto non fatto. Tale da meritare in qualche modo, giustificare in qualche modo la qualità relazionale sgradevole che il loro compagno rivolge loro. Quindi il fatto di aver tessuto la ragnatela tra se stesse e il compagno le incastra perché non vedono più l'uomo come responsabile del suo comportamento sgradevole, lo vedono come giustificato e corrisposto a qualcosa che loro hanno detto o non detto, fatto o non fatto. fatto non se io avessi detto, se io, se. io, c'è cioè il se io, no? La donna, sì. se io, se io, se io. È eh, anche una, una fantasia magica, sì. no? Che es esiste la formula grazie alla quale io riesco ad incidere la realtà per avere un risultato che è quello che io desidero. C'è certo. proprio uno scollegamento con la, realtà, la lettura del dato di realtà, perché se noi stiamo crudemente con il, da il dato di realtà, facciamo l'osservazione della mamma, no? Di sì. questa mattina, e cioè. Giustamente, perché non, perché non scappi via? Vivi una situazione dolorosa, basta. è devi vai via, solo dire vai via, basta. basta, non devi Ma non è mai è così. Sempli, cioè, parlare è molto semplice. Io, infatti ho risposto sì. bisogna trovarsi dentro la situazione per poter poi capire le dinamiche e il perché una persona non ma, riesca. Ma basta pensare a quante volte noi abbiamo litigato con un'amica del cuore in adolescenza. E piuttosto che chiudere immediatamente abbiamo fatto di tutto per, per chiarire, per riappacificarci, per nuovamente tornare in un'intimità relazionale, cioè certo. quando c'è una relazione affettiva, per quanto malsana e inquinata possa essere, è comunque qualcosa che lega la coppia. Quindi bisogna fare i conti con gli aspetti eh, con entrambi, no? gli aspetti positivi e negativi. Poi se in questa coppia abbiamo dei figli, allora il discorso è ancora più decisamente eh, più, più complicato, complicato. tra l'altro la presenza dei bambini rappresenta un aggravante specifico la violenza assistita sì. eh, quando non sia proprio rivolta direttamente a loro ed è sicuramente mh, diciamo, la parte più eh, dirompente proprio della sofferenza no? perché il bambino mentre la donna Può anche utilizzare strategicamente il maltrattamento perché poi ci sono tante sfaccettature del maltrattamento. Sì. C'è anche lo sfruttamento del maltrattamento in un momento in cui c'è una grandissima sensibilità su questa tematica per ottenere benefici per esempio in separazioni conflittuali. Quindi donne che inventano situazioni mm. allucinanti, assurde. Che non hanno proprio una corrispondenza con il dato di realtà per ottenere dei vantaggi specifici in relazioni che si chiudono, in relazioni coniugali che si chiudono. Quando però la situazione è altra, e cioè quando il maltrattamento è effettivamente esercitato, quello che noi sperimentiamo è proprio eh, la difficoltà, innanzitutto, a poter arrivare a questi bambini. Perché la cosa che viene spontanea quando incontriamo dei bambini è di avvicinarci loro, eh, accoglierli, accarezzarli, mh, diventa proprio una, un atto spontaneo, no? Sì. E vedere il bambino che innanzitutto fa una manovra difensiva, per cui il gesto affettuoso eh, viene scambiato come una, un gesto minaccioso, ti mette, ne, ti obbliga a fare i conti con un'emotività decisamente difficile, dolorosa. dolorosa. E eh, con la quale però devi fare conti tuo malgrado sempre e comunque, perché sei l'adulto, sei colui che rappresenta le forze dell'ordine, come nel nostro caso, e quindi che possa piacere o no, bisogna reggere anche laddove quel bambino ti pone di fronte alle tue paure più nascoste, Poste. più recondite, come può essere stato eh, un caso specifico. C'era proprio un minore che rappresentava la materializzazione delle mie fantasie mostruose da bambina. È stato veramente è terribile. terribile dover fare i conti, dover mettere da parte e aiutare innanzitutto a raccontare e poi anche a digerire, perché certo, raccontare è il primo passo è il primo poi della digestione. L'equivalente no? della masticazione certo. nell'alimentazione. Noi come telefono rosa, proprio per quanto riguarda eh, l'accoglienza dei bambini, io dico sempre forse perché io sono una maestra e quindi il bambino guai chi me lo tocca. Eh, abbiamo inserito, siamo penso, l'unico telefono rosa in Italia che ha all'interno delle pedagogiste. Stasera ne abbiamo una, abbiamo qui Sara, che è quella che accoglie i nostri bambini e che interviene lì prontamente. Eh, sì, all'interno del Telefono Rosa perché noi abbiamo anche degli sportelli d'ascolto nelle scuole e adesso ci sono Sara e Katia che stanno gestendo questi sportelli a Ceccano, Arnara, vero? Sì, sì facciamo e un po' tutto il territorio dove veniamo chiamati, facciamo sportello d'ascolto, cerchiamo di accogliere ragazzi e bambini anche addirittura nella scuola materna dove abbiamo casi in cui bambini piccolissimi manifestano uh, attacchi d'ansia, uh, addirittura violenza contro se stessi e contro gli altri bambini e contro le insegnanti. Quindi è difficile andare come esterni perché poi vedono un'altra figura e cominciano a mettersi in allerta, cominciano a chiedersi perché questa tizia arriva qui, cosa vuole. E nei disegni, soprattutto, lo vediamo perché è il linguaggio che loro usano di più, non possedendo altro tipo di linguaggio, perché il verbale non hanno questo grande vocabolario per esprimersi, anche a livello emotivo, non riescono a tirare fuori. E nei disegni mostrano molta, molta violenza. Il nero, che è il colore predominante, addirittura quando facciamo il test della famiglia. E chiediamo loro di disegnare la loro famiglia. Eh, il papà viene sempre disegnato oh, da, molto distante dal, dalle altre figure, o, o viene disegnato addirittura molto enorme sul foglio e con colori molto tristi. Il nero viene addirittura poi quando si rendono conto che è la figura paterna, la cancellano. È il gesto che più viene utilizzato, cancello così non, non mi rendo conto. Nei bambini invece un po' più grandi viene anche scritto sul foglio: Papà fa male a mamma. Papà mi fa male. E quando il bambino dice: 'Ho visto mamma buttata dalle scale', eh, lì, come diceva lei prima, è dura reggere perché. Immaginarsi che una persona possa fare questo davanti al proprio figlio ci mette anche a noi in discussione come possiamo aiutarlo, cosa possiamo fare e insieme a Cadia cerchiamo di i, m, aiutare il più serenamente possibile questi bambini. Anche attraverso il gioco, che è il loro mezzo sì, di contatto, e riusciamo a capire proprio la difficoltà che loro hanno, non solo a livello emotivo, ma anche ehm, i sintomi fisici. Uh, a volte abbiamo bambini che soffrono di, di enuresi diurna e notturna, anche a, a, a età un po' più grandicelli, a scuola media, dove eh, il controllo dei sfinteri dovrebbe essere risolto. E, oppure addirittura um, fenomeno di bullismo, e, e lì e, è molto radicato e più sottile, perché poi ci sono i mezzi tecnologici che ci sono oggi: uh, internet, whatsapp, cyberbullismo, tutte queste cose che amplificano e rendono ancora più oh, critica la cosa, perché utilizzano i video, uh, <coughs> si, si menano tra loro. Mi è venuto in mente, mentre lei parlava di un caso trattato diversi anni fa, di una bimbetta, dove ho proprio sentito quanto è importante la reazione nostra, di noi adulti. Questa bimba aveva fatto una rivelazione alla mamma, la quale aveva urlato spaventatissima ed era svenuta. Ed è stato necessario prima ricucire... Il, la ritraumatizzazione della bambina a causa di questa reazione spaventata della mamma, perché la bambina aveva fatto una rivelazione e non sapendo mh, se fosse una cosa buona o una cosa non buona, ha raccontato quanto era capitato. Questa mamma ha urlato ed è svenuta, pertanto la, la bambina ha attribuito un significato profondamente negativo a quanto lei ha raccontato, non a quanto le è capitato, è capitato ma, a quanto... ma a quanto lei ha raccontato. E lì ho fatto proprio i conti con l'importanza di reggere emotivamente perché inizialmente questa bambina utilizzava una serie di artifici proprio per evitare il contatto e visivo e relazionale. Eh, parlava attraverso dei congegni, parlava attraverso una, dava voce ad una bambola. È stato necessario incontrarla più volte, cosa che noi non facciamo mai perché i bambini vanno incontrati il minor numero di volte possibile, anche gli adulti ma a maggior ragione i bambini. Vanno, vanno incontrati il minor numero di volte perché noi già soltanto con la nostra presenza possiamo alterare le loro memorie. Non volendo potremmo includere dei dettagli che ipotizziamo senza rendercene conto, quindi potremmo fare danni in sostanza. In quel caso è stato proprio necessario incontrarla più e più volte perché la bambina sentisse di potersi fidare nel rivelare. E soltanto grazie al fatto che ha potuto sentire, non tanto, eh, l'ha sentito di pancia, istintivamente, che io potevo reggere. E potevo reggere nella misura in cui questa bambina portava una tematica per la quale io non mi sono coinvolta affatto. È decisamente più complesso quando la tematica ti tocca, ti tocca no? certo. in qualche modo magari somiglia a qualcosa che puoi aver sperimentato o magari è affine con una fase di vita dei propri figli. Certo. Lì dove manca la separazione psicologica, il confine psicologico, cioè dire questo è suo e questo, questo è, è mio, mio e teniamoci separati, diventa più complicato poi reggere. No? Però questo ruolo nostro credo che sia proprio ciò che fa la differenza nella riuscita o meno um, con i bambini. Allora, interrompiamo un attimo il nostro, ci lasciamo per una breve pausa, ci, non, ci, non ci abbandonate, torniamo subito. Riprendiamo la nostra trasmissione con il nostro caso in diretta, Cristina. Penso che sia arrivato il momento di ascoltare la nostra coraggiosa donna che è dietro quella poltrona, che abbiamo detto che come nome di fantasia è Maria. Maria, vuoi raccontarci la tua storia? Dai. Il mio desiderio era di avere una vita felice. Continuare la scuola, avere un diploma e essere una ragazzina sorridente e tranquilla. Ma tutto è sparito all'improvviso. Come non lo so nemmeno io, ero troppo piccola per capire allora quello che mi stava succedendo. Ero impaurita. Non pensavo che un parente stretto mi poteva fare la più brutta e cattiva delle cose. Mi diceva sempre di non dire niente a nessuno, nemmeno alla mia madre, perché lei mi avrebbe buttato fuori di casa, o peggio mi avrebbe ammazzata. E io gli ho creduto. Ho fatto così come lui mi diceva, sono stata zitta e ho continuato a subire violenza fino a quando ho scoperto di essere incinta. Avevo appena 15 anni, avevo paura di dire alla mia madre e alla mia famiglia di essere incinta e avevo ancora paura dell'aborto, perciò ho aspettato fino a 5 mesi di gravidanza per poi dirlo alla mia madre. Quando mia madre l'ha scoperto stava molto male, ha sofferto, però io non le ho detto di questa gravidanza, era un... Era il frutto di uno stupro. La paura di essere cacciata di casa o addirittura di essere uccisa, come lui mi diceva, mi aveva fatto dire che la gravidanza è il frutto di un rapporto avuto con un ragazzo conosciuto pochi mesi prima. Mia madre non era contenta, ma ha creduto alla mia storia, anche perché un ragazzo esisteva davvero. Era un mio amico, più grande di me di dieci anni. Un giorno ho raccontato al mio amico questa. Mi stava, uh, cosa mi era successo, gli ho detto tutta la verità e lui mi ha proposto di sposarlo, di andare via con lui e che avrebbe riconosciuto la creatura come sua. Avevo 15 anni e la cosa mi è sembrata la più bella del mondo. Mi sarei sposata e la mia creatura avrebbe avuto un padre che ci avrebbe voluto bene a tutte e due. Ma il ragionamento di una ragazzina di 15 anni era praticamente una pazzia. Ci siamo sposati, poco dopo il parto è iniziato per me il vero incubo. Lui beveva molto, ha cominciato a maltratarmi, schiafi, pugni, calci e tante altre cose ancora. Non sapevo cosa fare. Sono scappata una volta, ma lui mi ha raggiunto un... dove mi ero nascosta, ero a piedi e non avevo soldi. Lui mi ha proposto di riportarmi a casa dei miei. Io gli ho creduto. Ma una volta montata in macchina insieme alla creatura, mi ha riportato nell'appartamento dove viviamo insieme. E piangendo disperato, mi ha pregato di darle a dargli un'altra possibilità, giurando, giurando che non mi avrebbe mai fatto del male. Era tutta una bugia, si era comportato bene due settimane, poi le cose sono ricominciate peggio di prima, tra un litigio e l'altro, tra un abuso e l'altro, sono rimasta incinta di lui. Siccome lui non voleva il figlio, mi picchiava sempre più forte, al mio quarto mese di gravidanza sono scappata un'altra volta, siamo stati separati due anni. Abbiamo divorziato, ma qualcosa è andato storto. Lui ha saputo dove ero, mi ha fatto credere di essere cambiato, che voleva crescere insieme ai miei figli. Io pensando sempre al bene dei bambini, gli ho creduto nuovamente e sono tornata con lui. Dopo un breve tempo, durante il quale si è comportato bene, la situazione è peggiorata ancora di più, ma non solo per me, ma anche per la mia prima creatura. La mia gio giovanità mi portava a non accettare più le botti che mi dava. Ed ho iniziato a ribellarmi e a rispondere alle sue botte con le altre botte. Ci picchiavamo veramente. Vista la, la mia forza, lui ha smesso di minare me e le sue attenzioni cattive si sono rivolte verso la mia prima creatura. Per lei è iniziato il periodo più brutto. Coraggio Maria. La picchiava senza motivo, la rinchiudeva da, sol da sola per giornate intere, in una camera impedendomi di andare da lei. Senza pietà la riempiva di calci, pugni, la mordeva, le camminava sopra con le, le sue scarpe da lavoro e come io tentavo di aiutarla, lui la picchiava con maggiore forza. La creatura andava all'asilo, spesso andava a scuola con lividi. Ho parlato alle maestre, ho spiegato loro la situazione, ho chiesto loro aiuto, ma avevano paura di lui. Avevano paura di mischiarsi, avevano paura che lui potesse fare del male anche a loro. A quel punto ho smesso di ribellarmi, non ho risposto più alle sue botte, così picchiavo a meno la creatura. Vivevamo in una casa senza riscaldamento. Faceva freddo, era inverno. Per stare più caldi, dormi dormivamo tutti quattro nello stesso letto. Una sera, mentre do dormivamo, ho sentito la creatura lamentarsi e gridare: Papà, la non si tocca. Mamma mi ha detto che nessuno non mi doveva to toccare la patatina. Mi sono svegliata e mi sono resa conto che lui era ubriaco e stava tentando di abusare della creatura. Ho iniziato ad urlare e a picchiarlo strappando la creatura dalle braccia e rinchiudendomi con tutti e due i bambini nel bagno. Mentre ero nel bagno ho iniziato a pensare come fare per chiedere aiuto. Alla scuola era inutile che andassi, nessuno mi avrebbe aiutato e ad un tratto mi sono ricordata che mi ero scritto, scritta sul cellulare un numero di, di telefono che avevo visto in televisione di un'associazione che aiutava le donne vittime di violenza. L'associazione era quella del telefono rosa di Frosinone, ma il cellulare era nella mia borsa in cucina. Era quasi, era quasi mattina, sapevo che lui, umbriaco, sicuramente si era addormentato. Piano piano sono uscito dal bagno, sono andato nella mia borsa e ho preso il cellulare. E ho chiamato. Una voce gentile mi ha risposto. Ho raccontato cosa, cosa mi stava accadendo e quella voce mi mi ha assicurato che sarebbero intervenuti prontamente con le forze dell'ordine. E così è avvenuto. Io e i miei figli siamo stati prelevati dall'associazione insieme alla polizia e da quel momento è iniziata per noi una nuova vita in protezione. La paura è stata ed è tanta perché lui ha provato più volte a rintracciarmi ma fortunatamente non ci è riuscito. Sono passati più di due anni e la voce di quel giorno al telefono è diventata per me una guida e un aiuto in tutti i sensi io mi chiedo ogni giorno, se non ci fosse stata l'associazione tel Telefono Rosa di Frostinone, come avrei potuto mantenere i miei figli per tutto questo tempo? Cosa avrei fatto? Trovare un posto di lavoro è stato molto difficile, anche se io ero pronta a fare qualsiasi lavoro onesto. Ora grazie all'associazione Telefono Rosa Frostinone l'ho trovato, ma loro comunque non mi hanno mai abbandonato, continuano a seguirmi, ad aiutarmi a crescere i miei figli. I pensieri che mi passano per la testa ogni giorno sono tanti. Sono passati più di due anni, lui è libero e può trovarmi a, o farmi trovare quando vuole. Siamo divorziati, non ha nessun diritto sui miei figli, ma lui continua. Attraverso la mia famiglia mi lancia minacce che riuscirà a trovarmi, a prendere i miei figli. Soprattutto vuole la mia prima creatura per fargli del male. Lui, il suo ultimo messaggio è stato è stato questo «Non avrò pace finché, fin, fino a quando non avrò abusato della tua bambina, fosse l'ultima cosa della mia vita. Ho tanta rabbia dentro, sono passati più di due anni e dalla legge nessuna notizia. Sono state fatte denunce, ma lui anche se, non ha, un, anche se ha un mandato d'arresto su tutta l'Italia, gira indisturbato perché è furbo e nessuno lo riesce a prendere». Mentre io e i miei figli dobbiamo stare nascosti, siamo noi i reclusi. A volte penso che se il telefono roso di Frosinone non mi avesse aiutato per darmi un tetto e da mangiare ai miei figli, sarei stata costretta a fare quello che odio di più: il lavoro più sporco del mondo, andare sulla strada. Nella polizia ho trovato tante persone fantastiche. L'ispettore Gilbert, per me adesso è Giuseppe. Colui che, quella mattina, insieme ad altri poliziotti, alla presidente e a una psicologa del telefono rosa, ci hanno portato in salvo. La dottoressa Pagliarossi, la persona che quel giorno in questura ha preso in quasi i miei figli, li ha rassicurati ed ascoltati. Come potrò mai dimenticare le persone di quel giorno? Giuseppe, Cristiana, Tiziana, Anna Maria, Cristiana, Patrizia. L'elenco è lungo. Sono tutti stampanti nella mia mente, ma soprattutto nel mio cuore. Cari amici della polizia e del telefono rosa, in voi ho trovato affetto, compressioni, aiuto e tanta prof professionalità. Ed è per questo che ringrazio di cuore la polizia, ma soprattutto l'associazione Telefono Rosa di Frostinone, che da quel giorno ha preso per me, per mano, me e i miei figli, aiutandoci e proteggendo proteggendoci ma io mi chiedo fino a quando durerà fino a quando il telefono rosa di Frustinoni potrà aiutarci e mantenerci cosa farò io dopo quanto tempo ancora vuole la legge per prendere provvedimenti e poi quando avrà preso provvedimenti saremo al sicuro potremo i miei figli vivere una vita normale grazie Maria per il tuo contributo Innanzitutto come Presidente del Telefono Rosa ti posso rassicurare, oramai sei una di noi e nessuno mai ti abbandonerà. Sarai tu quella che un giorno deciderà di andare via, non saremo noi a mandarti via. Eh, Maria ci ha fatto delle domande ben precise alla fine. Che succederà? Che cosa farà? Potrà, potrà mai essere sicura? Io a questo non, non so rispondere. Lei si sente ancora un po' reclusa perché vive, vive bene, non le manca niente. È una bravissima ragazza. È una ragazza d'oro, posso dire che è una ragazza d'oro, però. Io penso abbia bisogno della sua libertà, o oh no Giuseppe, noi te la ricordi come l'abbiamo presa quella mattina? Era una ragazza che non aveva, non sapeva proprio. Non, da quello che lei raccontava, viveva con 2,50 la settimana. Aveva vicino una, una donna che l'aiutava, la, una vecchietta che l'aiutava e ha sopravvissuto grazie a questa vecchietta che era vicino casa. Abbiamo visto Cristina come, se, come si è presentata la bambina. Quella mattina, quando siamo andati lì, la prima cosa che si è buttata addosso, e non, anche se non ci conosceva, ha sentito una sicurezza. Anche se Maria mi ha rivelato: è questo, che è la prima volta che mi ha, quel giorno, quando ho visto me, lei mi dice sempre: portavi un giaccone rosso, ho avuto paura che tu mi portassi via i figli. Vero Maria? Che cosa hai pensato tu quella mattina? Maria? Vabbè, cioè finché non conosci una persona è difficile eh, rivelare quello che senti dentro, le tue paure. Perché in questo caso la persona che ti sta accanto a volte ti mette, a volte, sempre ti mette, ti mette queste paure. Non ti devi confidare con nessuno perché ti togli i bambini, tu non c'hai un lavoro, tu non è certa che ti leva, quindi ti devi stare zitta e basta, non devi parlare con nessuno. Eh, Giuseppe, che ti ricordi di quella mattina? Questa è un po' una storia fotocopia di tante storie che sentiamo purtroppo, no? Certo, quest'ultima cosa, soprattutto la paura di perdere i figli. La una delle frasi che ricorre più spesso quando esterno le loro preoccupazioni nel, nel fare una denuncia Mi ha minacciato di farmi togliere i figli. Ho paura che mi tolgono i figli. Devo dire che a volte purtroppo ci si mettono anche le famiglie, non solo del, dell'Aguzzino, io ormai lo chiamo mm. questo nome, ma anche addirittura le famiglie delle vittime. Non andare e ti tolgono i figli, attenta, ti tolgono i figli. C'è una disinformazione grandissima in questo ambito che spesso, anzi sempre, va a vantaggio dell'autore del reato. E io ricordo perfettamente il caso di, di Maria e questa è stata la sua prima preoccupazione, quella dei figli. Sono contento poi che poi si eh, sia ricreduta. Io però dico che in, in queste situazioni lei diceva, non so, io sono la reclusa, non so quando finirà. Purtroppo sono situazioni che non trovano una soluzione eh, in un determinato giorno della nostra vita. Io dico sempre che ogni giorno facciamo un passo. A volte le cose durano tantissimo, a volte durano di meno perché accade in certi casi un qualche cosa per cui la persona si allontana definitivamente, quindi la perdiamo e la vittima può dire di sentirsi tranquilla. Quel che posso dire è che noi delle forze dell'ordine siamo sempre lì. Nel senso che ogni volta che si ripresenta dice ma allora io non posso fare una vita eh, libera, devo sempre stare con la scorta, devo sempre chiamare. Il problema purtroppo c'è, ma bisogna anche tener conto che in, in quest'ambito ci si può rivolgere, al contrario che, che se ne dica che alcuni sono un po' sfiduciati forse per situazioni personali particolari, possono sempre rivolgersi alle forze dell'ordine e trovare in un modo o nell'altro l'accoglienza giusta e l'aiuto che serve in quel momento, perciò io dico un passo al giorno, c'erano le scarpe, eh, mi è venuta in mente questa cosa dei passi perché eh, come questa ci sono tantissime situazioni in cui dopo giorni, dopo mesi, si ripresentano persone che hanno subito eh, violenze da parte di, in famiglia, soprattutto da parte di compagni, di mariti, ci vengono ad avvertire che il l'autore del reato guarda che sta per uscire dal carcere adesso che faccio questo viene a casa mi viene a cercare allora cominciamo a tessere di nuovo la ragnatela, la ragnatela. per vedere co come aiutare al meglio queste persone noi non le abbandoniamo mai c'è da aggiungere un aspetto importante no? e cioè che è una fantasia in realtà quella di eh, bisogna rimettere in ordine la situazione e cioè la vera trappola è quando si è vittima e non quando si è in protezione. Quindi è proprio importante dare il nome giusto allo stile di vita che si conduce dal momento in cui si chiede aiuto in poi. Questa è la condizione dell'essere protetti. Quella dell'essere reclusi invece è la fase antecedente dove l'altro spodestava completamente, faceva di me una nullità annientandomi, come nel caso di Maria, io ricordo benissimo la mattina del primo incontro con Maria e con i bambini, quella è la reclusione, perché quella è la prigionia mentale e fisica. Quello di avere condizionamenti sono le condizioni attraverso le quali noi riusciamo a garantire sicurezza. Tu Cristina quella mattina hai accolto due bambini. Sì. Io ho visto com'erano, nonostante Maria abbia avuto paura, mi si sono attaccati immediatamente. E tu come li hai trovati quella mattina? Ma devo dire che la, la prima, la più grande, è quella che mi ha colpito nel profondo del mio cuore. Prima di tutto perché ha assunto un atteggiamento proprio contrario alle intuizioni. Una bambina che aveva subito qualsiasi tipo di barbarie, che invece sentiva proprio l'esigenza di un contatto fisico, che si è proprio fisicamente spalmata su di me e ricordo in maniera nitida la mia esigenza di accarezzarla sulla testa, di rassicurarla. Nella videoregistrazione che noi abbiamo fatto della deposizione, della testimonianza, abbiamo proprio utilizzato questa registrazione per un confronto e una supervisione alla pari tra di noi e ci abbiamo lavorato veramente tanto tempo. Prima di tutto perché, come dicevo, la bambina manifestava un atteggiamento contrario alle intuizioni e poi perché proprio per la disinvoltura e l'apertura alla relazione ha spiazzato noi che più volte in più circostanze siamo intervenuti per rassicurare noi stessi piuttosto che la bambina. veramente è stata una situazione che ci ha coinvolto tanto <ride> su cui abbiamo fatto supervisione, ci siamo confrontati perché abbiamo dovuto proprio scavare nella parte più recondita del nostro dolore perché veramente ha, ha risvegliato il fatto di avere i lividi sul volto, eh, sul naso, sulla guancia, sulle gambe, era una qualcosa. Io nel primo contatto mi sono limitata alle parti esposte del corpo perché sarebbe stata un'invasività no, A oltre. me, perché l'ho fatto vedere lei quando siamo andati, mi ha, ha tirato giù il calzoncino e mi ha detto guarda. E quindi. Una bambina che si presenta con i lividi per i morsi sul viso, insomma, già soltanto questo no? è raccapricciante. Sì. E poi con veramente scioltezza, disinvoltura, apertura proprio alla relazione, mh, proprio come veniva detto prima, attraverso un disegno, Raccontata. sondando un po' anche la sua permanenza, chiedo scusa, permeabilità Dai. o resistenza alla persuasione comunicativa, sì. cioè vedere quanto i nostri errori possono incidere sulla distorsione della sua testimonianza, assolutamente resistente. Ha cominciato a disegnare una casa, a dare dei colori, a specificare che quelli non erano i colori di casa sua perché i colori di casa sua erano diversi eh, e ponendo delle domande di cosa c'era in casa, quali fossero i giochi, in maniera del tutto spontanea è arrivata immediatamente al punto cardine parlando del papà e dicendo inizialmente che il papà giocava con lei ed era bravo, immediatamente negando questa sua stessa affermazione, quasi non credesse neanche lei stessa a quello che aveva appena affermato e di getto proprio ha raccontato praticamente tutti i dettagli, anche in questo caso in una tempistica per la quale noi non eravamo forse pronti a sentire queste barbarie da una bimba così piccola e che si è affidata di noi in una maniera assolutamente immediata di pancia. Sì, infatti anche Katia eh, segue insieme a eh, Sara questi, questi bambini. E il maschietto all'inizio non parlava, adesso parla, balbetta, ma parla. E racconta, racconta tutto. Uh, un giorno Maria è scoppiata a piangere perché questo bambino, che all'epoca era piccolino, eh, tutta un tratto ha cominciato a raccontare. C'era una volta una mamma che correva intorno a un tavolo e un papà che lanciava dei vasi. E Maria, la nostra donna, a un certo punto è scoppiata a piangere dice come fa a ricordarlo, aveva 18 mesi. Non è vero perché ha 18 mesi e il bambino riesce, oggi ti racconta tutto. Katia, tu che segui questi nostri due bimbi, meravigliosi bimbi, che cosa ci puoi dire? Come sono oggi? Come... Oggi sono sicuramente bambini sereni, possiamo dire, e bambini accolti in una famiglia, eh, sentono il calore e l'affetto di questa famiglia. Io ho avuto il piacere di trascorrere una giornata intera con loro, li ho portati con me a casa mia, io abito in campagna, quindi abbiamo trascorso una meravigliosa giornata insieme, eh, insieme ai miei cani e ai gatti. Um, ai pesci sono stati bambini sono affettuosissimi tuo padre che li ha raccontato mm. perché questo, raccontano mm. sempre delle favole che le, Sì, le sì con mio che nonno rac... si sono affezionati tantissimo a mio nonno e, e mio e nonno, nonno ha era. trascorso il pomeriggio a raccontare loro delle favole mio nonno ancora li sta aspettando infatti li devo riportare al più presto comunque e abbiamo avuto la segnalazione dalla maestra della bambina ehm, perché eh, la bambina è sempre stata molto attenta a scuola. E in un periodo però c'era stato un calo del rendimento scolastico e la maestra non riusciva a spiegare il motivo. Allora, eh, eh, seguendola per qualche tempo, abbiamo capito che a scuola stavano facendo un progetto sulla famiglia quindi dai disegni, piano piano, dopo molte, anche molti pianti, la bambina scoppiava improvvisamente a piangere e verbalmente non riusciva ad esprimere il perché. Attraverso il disegno, la bambina ehm, ha disegnato, il, lei lo ha proprio scritto, il papà cattivo. E la, faccia, la sua faccia eh, con l'orecchio morso, quindi... Ancora emergono questi ricordi. Quindi, quindi lei ancora ha questi ricordi che sta tirando fuori, fuori. piano piano. piano. Nella terapia dei bambini è stata utilizzata una tecnica psicoterapica classica o è stata utilizzata qualche tecnica di metabolizzazione del trauma? No, no. la classica. Io mi sì. assumo tutte le responsabilità eh, di questo beh. lancio, Prego. credo che sia proprio eh, di grande impatto sulla qualità eh, della vita di questa famiglia, mamma e bambini, poter utilizzare le MDR, che è una tecnica, la tecnica elettiva per la metabolizzazione del trauma, in modo tale che, oltre al guadagno che si ha con la psicoterapia classica che comporta una consapevolezza ed una ridecisione diversa nella qualità di vita, ci sia la possibilità proprio di fare pace con la pancia, con il soma, con il corpo. Perché questo darebbe proprio quelli in più eh, in modo che ciascuno di loro possa buttare veramente alle spalle queste brutalità e lo stimolo del qui e ora, come può essere un progetto sulla famiglia, non possa riaprire in maniera dolorosa se non in termini di ricordi certo. sganciati però dall'impatto traumatico del ricordo stesso. Inoltre mi veniva proprio in mente che forse nelle schede che a noi genitori chiedono di compilare quando iscriviamo i figli, sì. eccetera, forse andrebbe inclusa una vocina eh, aree particolarmente sensibili del bambino. Mi raccontava eh, il poliziotto che ci ha accompagnato qui questa sera che eh, nella scuola del, del suo bambino eh, viene utilizzata una sensibilità particolare eh, nei confronti di una bambina all'interno del gruppo classe di suo figlio perché questa bimba ha perso il papà. Siamo in procinto praticamente alle porte. La festa, della festa del, del papà. papà. Le maestre stanno confezionando il lavoretto della festa del papà quando questa bimba è assente e le famiglie di tutti gli altri bambini sanno che laddove non dovessero riuscire a compilarlo, a rispettare i tempi, è perché stanno adottando questa sensibilità. Voglio dire, no? forse sì. l'accoglienza, che in qualche modo deve essere una prosecuzione dell'accoglienza familiare, quella che il bambino poi incontra nell'ambito scolastico, forse veramente può essere esercitata se sappiamo di ciascun bambino qual è l'aspetto di massima sì. vulnerabilità, perché una bambina come lei... Forse un progetto eh, così come viene mm. divulgato alla pari con tutti gli altri bambini sulla famiglia, se non preparata adeguatamente, può avere. Certo un può creare problemi. problemi. Lei, anche perché lei adesso si sta creando un suo, eh, una sua spiegazione del perché questo papà era cattivo. Forse perché prima era buono, poi forse gli hanno fatto una pozione magica? E quindi è diventato cattivo. Quindi si va cercando una giustificazione, una giustificazione a quello che è... Insomma, immaginate una bambina eh, cosa che può subito... significare eh accettare la crudezza della realtà. Il mio papà mi faceva del male perché era cattivo, punto. Cioè, veramente è una cosa troppo Sì, lei ha disegnato proprio questa faccina... Con l'orecchio morso e poi eh, un altro disegno, il suo corpo e i piedi del papà. Perché il papà passava sopra il suo corpo. Mamma mia, quindi io volevo aggiungere una cosa, Patrizia. Volevo prima di tutto uh, ringraziare la dottoressa eh, Pagliarosi e l'ispettore Giubert. E, mm, Ringraziare Maria per la sua testimonianza, proprio perché eh, per, penso che sia importantissimo questa sera avere loro come ospiti, perché molte delle donne che vengono al telefono rosa, oltre a sentirsi colpevoli di tutta la violenza che subiscono, subiscono un lavaggio del cervello da parte del compagno dell'uomo talmente forte. Eh, che hanno paura proprio di rivolgersi alle forze dell'ordine perché comunque il compagno gli dice che le forze dell'ordine non stanno lì a perdere tempo e nessuno eh, crederà Mi mai loro. Mai. Quindi la vostra testimonianza è proprio importante proprio perché per dimostrare il contrario, perché da voi sar saranno accolte. Grazie. Noi non facciamo altro. <ride> allora, ma non noi è che facciamo tante altre cose, <ride> come nel mio caso, io proprio accolgo questo. bambini e donne. Punto. Quindi sono tutta. Noi comunque per loro. dire che questa che stava descrivendo prima lei è la cosiddetta tecnica dei settari, cioè oltre a me non esiste più nessuno non solo le forze dell'ordine ma tua madre, il tuo padre certo. sì, del l'isolamento totale ecco il più delle volte e proprio in merito a quello che si diceva prima una caratteristica delle donne quando vengono a denunciare e parlano come se sono uomo quelle pause che noi adesso abbiamo imparato ad ascoltare cioè quei silenzi sì. durante i quali loro dicono fanno un'affermazione ci raccontano un qualche cosa e poi ci guardano per vedere la nostra reazione. Anche i silenzi comunicano qualcosa Se approviamo, qualcuno. se disapproviamo. Io credo che il maggior ostacolo sia il, eh, il rischio di sentirsi giudicati quando vengono da noi. E questa è una cosa che fortunatamente abbiamo imparato, anche, anche con le espressioni, eh, sia pro che contro, insomma, quello si dice, con qualche dubbio. A non esprimerci mai, perché comunque l'accoglienza deve essere sempre la stessa, sì, perché poi c'è comunque questo stereotipo. Che la polizia viene vista tra virgolette, negativamente. Perché eh, l'uomo stesso oh, gli inculca che no, eh, non la potrà aiutare la polizia. Che nessuno crederà non a è loro. Non è beh, beh, questa è una cosa che stiamo cercando di sfadare ah, e adesso. A questa sera abbiamo proprio la testimonianza eh no, di infatti, questo l'abbiamo voluto fortemente. Anzi qui mi permetto di, di aggiungere che eh, parlo per la Polizia di Stato e nella fattispecie per la questura di Frosinone, che ormai da tempo è stata costituita questa squadra della squadra mobile che si occupa dei reati contro la persona, che il più delle volte riceve direttamente le vittime di questi reati. Noi abbiamo un ufficio denunce, denunce. che riceve le denunce solitamente per ogni qualsivoglia reato, eh sì. ma in questi casi vengono direttamente indirizzate da noi. Proprio per far sì che dal primo momento si segua la, la situazione e suo maniera. evolversi. Nella giusta, ma da, da Maria noi abbiamo appunto sentito anche la parola scuola. Io come insegnante mi sento molto colpita da, questo, da quello che Maria ha detto, che la scuola, lei si era già, prima di chiamare noi era andata alla scuola e la scuola non aveva fatto niente. Beh, c'è bisogno di lavorare molto nelle scuole. Noi stiamo cercando di farlo facendo corsi di formazione, cercando di, di sensibilizzare, ma ehm, lo vedo direttamente anche quando andiamo a fare per il bullismo. Eh, non si vogliono mai. Il docente resta sempre lì scostante perché dice: Oddio, poi se mi coinvolgo, eh, posso, sai, la mamma, il padre, cioè, hanno sempre quella paura. Di quello che mi può, può succedere, quando invece è sbagliatissimo, perché se vogliamo risolvere il problema della violenza, la violenza proprio la rivoluzione culturale parte dalla scuola. E a proposito della scuola, noi questa sera abbiamo le due ragazze lì, quelle due bellissime ragazze, torna ripetere, dell'Ipsia, indirizzo tontotecnico dell'Anto Giulio Bragaglia di Frosinone. Ragazze avete sentito, ci cioè avete sentito chiacchierare. Eh, avete sentito la testimonianza. Voi che idea avete della violenza? Vi siete mai trovati davanti a fatti di violenza, a fatti di bullismo? Sì, bullismo, perché comunque nel nostro contesto, nel contesto scuola, è più possibile comunque che ci ritroviamo in, temi di, in tema di bullismo. E sì, sì, soprattutto cioè, comunque tra più grande e quello più piccolino, forse così, però come posso dire si sono sempre risolti perché comunque tra ragazzi più o meno si sa. L'unica cosa è che poi quando si va a toccare la violenza sulle donne come abbiamo fatto noi nella scuola ci sono comunque alcuni risultati un po' drastici come cioè, per esempio vengono a galla delle storie molto toccanti come posso dire e, non saprei, anche noi, comunque, um, ci siamo molto sensibilizzati in queste situazioni perché, comunque, ultimamente anche in televisione abbiamo sentito molti, troppi casi di violenze, stupri, omicidi su donne. E, um, non e so che avete preparato un lavoro da fare, Sì, farci abbiamo preparato un lavoro e un che progetto. noi speriamo, siccome il telefono rosa ha lanciato un concorso. Per tutte le scuole di ogni ordine e grado, poi chiederemo anche il vostro contributo nella commissione per giudicare questi lavori. E mai più storia di ordinaria violenza, aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, ripeto, e con tecniche, ognuno è libero di utilizzare tec le tecniche che vogliono. Quindi, noi sicuramente ecco, parteciperemo anche voi in questo nostro concorso, e se la regia ci vuole mandare il contributo. Il lavoro realizzato dalle ragazze. Affondo negli ostacoli, cento passi tra di noi, nutro la menzogna sull'impossibilità. Di tornare a respirare ancora Non sarai rimorso Trascinandosi il peso di un errore A decidere per me Se improvviso al piano una canzone Ricomincio da me Ragazzi, questo lavoro lo avete svolto voi due o chi lo ha svolto? La... la nostra classe, un gruppo classe abbiamo svolto questo lavoro. Meraviglioso, vi ringraziamo Grazie. per il contributo. Uh, Cristiana, tu volevi, eh, so che volevi eh, dirci qualcosa a proposito dei minori del Tribunale. Volevo dire qualcosa, puntualizzare qualcosa anche riferendomi a quello che ci ha detto Maria. Le donne hanno paura di uh, denunciare le violenze subite o le violenze che hanno assistito i loro figli perché temono che questi figli gli vengano sottratti. C'è lo spauracchio del Tribunale dei minorenni, c'è lo spauracchio dei servizi sociali, per cui spesso hanno paura di questa cosa. Io mh, ho portato con me, se posso permettermi, un. Un, uh, uno stralcio di un verbale di sommare informazioni in cui è stato ascoltato un bambino un tribunale, dal tribunale per i minorenni nel e, mm, in un procedimento in cui sono interessati due bambini e, che sono al centro di un uh, conflitto accesissimo fatto di violenze nei confronti della madre, di ritorsioni della madre nei confronti del padre, denunce, querelle reciproche e quindi bambini che sono stati molto provati da questa situazione. Allora questo bambino dice. Non è mamma che mi ha raccontato direttamente, ma ho sentito mamma parlare con mio fratello o con la psicologa. Molte cose me le ha raccontate mio fratello e una notte ho sentito le urla di mamma. Io mi sono messo le cuffie per non sentire più le urla di mamma. Ho iniziato a mettermi le cuffie quando andavo a dormire. Le urla le ho sentite più volte, per questo ho iniziato a mettermi le cuffie. Credo che le urla di mamma erano dovute al fatto che la costringeva a fare cose con lui in camera da letto. Allora, queste sono Cose dette da un bambino che sta al centro di questa situazione così accesa, che è stato ospitato in una casa famiglia insieme al fratellino e a sua madre. E però il tribunale per i minorenni, nonostante questa vicenda così dolorosa, è arrivato a sospendere la potestà genitoriale per entrambi i genitori non solo per il papà. Perché perché spesso um, i bambini sono al centro di conflitti. Fatti anche di ritorsioni di un genitore nei confronti dell'altro, di un tentativo di alienazione parentale, cioè di allontanamento di un genitore da parte dell'altro. Per cui la paura che e i genitori mh, che i bambini possano essere sottratti ai genitori, messi in una casa famiglia eccetera. È una paura infondata quando c'è una sola persona, un solo genitore che subisce la violenza, perché i bambini vengono tolti alla loro famiglia d'origine, che è il luogo privilegiato per la permanenza dei bambini quando l'inadeguatezza è di entrambi i genitori, non di un genitore solamente. Per cui ecco, volevo puntualizzare questa cosa. Le donne non devono aver paura di denunciare le violenze che subiscono, la violenza assistita che, eh, di cui purtroppo sono vittime i loro figli. Uh, perché uh, la tutela che gli viene fornita è una tutela a 360 gradi, il Tribunale dei Minorenni e i Servizi Sociali? Poi, purtroppo, in determinati casi sono chiamati a valutare se c'è stata una inadeguatezza, ripeto, di entrambi i genitori, e sono questi i casi invece in cui c'è la possibilità, una volta esperito il tentativo di lasciarli nella loro famiglia d'origine, che è il luogo privilegiato, come dice la legge, la legge stessa, magari di collocarli in una casa famiglia o, o di darli ancora prima in un affido temporaneo. O presso un'altra famiglia, ecco, volevo puntualizzare questo. Grazie Cristiana. A proposito di abuso sui minori e passiamo allo spazio Libreria Telefono Rosa. Eh, voi, Giuseppe e Cristina, avete scritto: cioè, abbiamo qui un opuscolo. Aiutaci a dire basta. Eh, che fornite eh, nel, alle scuole medie. Sì. Poi un attimino, potete un attimino raccontarci. Questo progetto nasce m, dalle difficoltà che abbiamo incontrato molte volte eh, con appunto, il corpo docente. Come dicevamo prima, i docenti molte volte non vogliono coinvolgersi, sono reticenti, fanno le indagini autonomamente sì. e soprattutto scelgono se chiedere aiuto o meno a noi o ai Carabinieri, alle forze dell'ordine. Sì se ritengono che il disagio manifestato dal minore sia come dire corrispondente ad un dato ipoteticamente reale, quindi quando credono che ci sia fondatezza dell'ipotesi, magari possono chiedere aiuto in una piccola percentuale purtroppo ancora. In realtà questo loro atteggiamento innanzitutto mette il bambino nella condizione di essere scoperto, perché fin quando nessuno interviene a sua tutela, questo bambino rimane nel contesto. Ed inoltre ci sono beni assolutamente secondari che vengono considerati in primo luogo, al primo piano, e cioè la paura dello scandalo che mi impedisce di chiedere aiuto, quando francamente tra la vita e la salute, l'integrità di un bambino e lo scandalo, messi sul piatto della bilancia entrambi, insomma, non è che pesi proprio di più lo scandalo, no? Il resto è decisamente più importante. Noi abbiamo avuto un caso, uh -huh. Giuseppe ancora lo sta aspettando, di quella ragazza che in gita ha subito violenza, la ragazza intenzionata a denunciare, la mamma glielo ha impedito. Poi la gente cosa dice? Poi la scuola cosa eh. dice? A scuola che ti succede? I compagni ti allontanano, vedi? Ecco, di fronte a casi del genere poi ci sarebbe da rivalutare un po', no? Rispetto alla capacità genitoriale di un genitore che eh. sceglie di non lanciare lo scandalo piuttosto che di la, tutelare il figlio. Il figlio, perché, figlio insomma, su questo c'è da riflettere veramente rispetto all'esercizio della genitorialità. Se sono un genitore che protegge i figli, mi preoccupo dell'integrità di, di mio mia figlio, figlio di e di nient'altro e dicevo quindi nelle varie difficoltà che abbiamo incontrato in questo senso e proprio con l'intento di confrontarci su un terreno che diventi un terreno comune stemperando le paure, le resistenze, i preconcetti eh, una linea di pensiero autonoma che certo. può, può essere stata prodotta da ciascuna figura con cui siamo entrati in relazione abbiamo deciso eh, insieme con l'ispettore superiore Giubbert, con Giuseppe Abbiamo deciso di compilare questo opuscoletto che potesse aiutare, e cioè che fosse uno strumento orientativo per tutte quelle persone che hanno a che fare con i bambini in età evolutiva. Quindi, mh, della serie, se ipotizzo, se colgo un disagio nel bambino, mm. cosa devo fare? Quello che mh, noi esortiamo a fare è, innanzitutto, di non chiedersi se il disagio è reale o non è reale, ma semplicemente dire io ho osservo questo e quindi demandare poi a chi, a chi di, dovere. Del, di dovere e a chi questo fa per mestiere la possibilità di valutare secondo strumenti differenti. E l'obiettivo è proprio quello di avviare collaborazioni, dialogo, confronto, anche forse per un dubbio mh, che non porta magari ad una formalizzazione della segnalazione, ma semplicemente ad un confronto perché c'è sempre la possibilità di vedere un altro punto di vista e quindi di poter crescere sì, sì. di fronte alle situazioni nelle quali noi ci troviamo, dando le parti, cioè noi possiamo imparare dal corpo docente, perché la scuola è una vetrina, i bambini trascorrono metà della loro vita praticamente a scuola, quindi noi abbiamo da apprendere veramente tantissimo da tutto ciò che i docenti possono acquisire dai ragazzi e allo stesso tempo il docente può essere aiutato da noi per capire appunto come dirimersi in questa difficoltà laddove c'è la necessità di, fare un, di organizzare un intervento a tutela del ragazzo. Come fare per avere questo puscolo? Questo puscolo è nato innanzitutto gratuito sì. perché la provincia di Frosinone ha eh, patrocinato il progetto, certo. ci ha permesso quindi di produrne una quantità abbastanza cospicua, 1500 copie, per coprire l'esigenza del corpo docente di tutta la provincia di Frosinone. Ma nell'esigenza, perché nel nostro calcolo non avevamo calcolato i supplenti. Oh. E quindi ci siamo chiesti adesso come facciamo e abbiamo avviato diciamo a questo, mh, questo calcolo numerico approssimativo fornendo eh, un link che tra l'altro è anche eh, reperibile dalla nostra... Eh, dalla pagina www.poliziadistato.it e dalle questure sul web, quindi questura di Frosinone, eh, ora non so dire se ancora esiste il link, comunque in passato quando è nato il progetto General. sicuramente c'era la possibilità, quindi c'è la possibilità di recuperarlo, era possibile scaricarlo ed è ancora possibile farlo, anzi sarà mia cura rinnovare eventualmente la riproposizione del link eh, per, appunto, per la questura, in modo tale che anche laddove non si è docenti ma si è comunque interessati a capire come orientarsi in questo ambito, questo puscoletto serve soltanto da guida. Io come Presidente della Flaglia Rosa posso fare una richiesta? Certo. Avere questo link e per poterlo inserire nel nostro sito ma certo. in maniera tale che... Anche sul sito del Telefono Rosa certo. ci sia la possibilità di certo. avere. Tengo a, a dire una cosa mh, mh, insomma, c'è un aspetto in, di questo puscoletto. Noi abbiamo eh, a quattro mani così certo. scritto gli aspetti contenutistici, mentre nella copertina troviamo questo, questa immagine ah, sì. decisamente forte, eh, che è opera di un operatore di polizia. Che è anche un artista meraviglioso che si chiama Giorgio Bisanti in servizio eh, a Roma eh, presso l'Istituto Superiore di Polizia che produce opere di vario tipo, sculture, insomma, ed è un regalo di Giorgio Bisanti, questa copertina. No, siamo già assolutamente sì. Ok, allora siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Mi sono mi sento parte onorata. È anche obbligata a dire che il nostro rapporto Giuseppe è nato con il protocollo d'intesa Telefono Rosa esiste dal 2008, protocollo d'intesa dal 2009 con l'allora Questore De Matteis e rinnovato ultimamente con il questore Santarelli Filippo Santarelli dove ci ha garantito questo filo diretto creato allora da De Matteis, che era proprio il filo diretto, e chi è, è dall'altra parte del filo? Lui, ed è lì che ci siamo conosciuti. Io voglio innanzitutto ringraziar ringraziarvi di vero cuore per il lavoro che fate, e ringraziare chi vi ha dato la possibilità di avervi qui, continuare a dire alle nostre donne che questa divisa... È una garanzia, è una tutela, ma non, e non è una paura. Anche voi ragazze dovete amarla, questa divisa. La divisa delle forze dell'ordine va amata, non va temuta. E vorrei ter, terminare, come facciamo, faccio tutte le volte, con una frase per le nostre donne, alla Marzullo, come mi dice qualcuno. Allora, dopo una violenza. Tutte le vittime hanno bisogno di aiuto per superare il trauma di un abuso. Non restare sola, non restare in silenzio. La solitudine e il silenzio avvantaggiano solamente l'aggressore. Quali che siano le circostanze della violenza che hai subito, non è colpa tua. Niente giustif giustifica una violenza. Non restare sola, non restare in silenzio. Prendi, riprendi in mano la tua vita. Rivolgiti alle forze dell'ordine o componi il 1522 o il 348 882 che è il numero del telefono rosa e una mano amica che aiuterà. Buonasera.